Ecco, cari amici che seguite queste particelle della parola musicale ormai da diverso tempo, questa che sto suonandovi, l'avete riconosciuta ovviamente, è l'estate di Vivaldi, che capita proprio a proposito perché più estate di così è veramente difficile, anche se oggi qui a Perugia si respira una certa aria fresca, anche se poi al sole la temperatura è alta. Ma i giorni passati abbiamo un pochino sofferto tutti. L'assunto, il motivo per cui io vi suono questi pezzi celeberrimi, che non sono certo per pianoforte, vi ho già suonato la primavera, sono adattamenti, è perché una volta per tutte voi sappiate cosa succede dentro l'estate secondo le indicazioni di Vivaldi. Ora qui, Vivaldi, vi ricordate, vi ho parlato dei sonetti esplicativi. Sotto dura stagion dal sole accesa, langue l'uomo, langue il gregge ed arde il pino. Bello arde il pino. Non che il pino bruci gli incendi famosi che si sono stati anche l'estate scorsa, ma il pino di per sé emette quella resina quando è il sudore del pino, no? Quindi anche il pino arde, anche il pino è bollente, basta un niente, come sapete, per accendere il fuoco. È già successo nella Val di Fiemme, è stata una catastrofe nazionale. Allora, questo è il senso del camminare, anche a Venezia, anche sui ponti di Venezia, su questo caldo soffocante. E Vivaldi introduce una componente che io sottolineo spesso quando faccio ascoltare queste stagioni, il sudore. Avete pensato quanto sudiamo quando camminiamo in estate? Il sudore, questo. Un rivolo di sudore, un altro, e noi col fazzoletto. Ecco, stiamo proprio dentro quello che ci racconta Vivaldi. Ora Vivaldi scrive, sono le indicazioni sue dentro la partitura, il cucco, cioè il cucù, il cuculo, scioglie il cucco la voce. Io trovo fantastico questo verbo scioglie. Certo, il cucù non è un uccello prettamente estivo, più che altro primaverile, che annuncia l'arrivo dell'estate. In estate il cucù ha trovato la sua compagna e non canta più. Ma sentite come Vivaldi risolve. Anche perché il cucù non è mai solo, in una estensione non molto vasta se ne sente sempre più di uno, sono in competizione, ricordiamoci, sciolgono la loro voce. Ritorna l'immagine dell'estate. La tortorella, il secondo uccello che c'è tutto l'anno, ma qui Vivaldi lo fa molto prettamente estivo. E tosto intesa canta la tortorella e il gardellino, anche il cardellino. Cioè, ricordiamoci che Vivaldi ha dedicato al cardellino, a questo uccello purtroppo da gabbia, un concerto per flauto e archi. Allora sentiamo la tortora che si lamenta. Chiama cardellino, i venti, zeffiretti dolci, zefiro dolce spira.
è successo? 20 diversi, ma contesa muove Borea improvviso al suo vicino. Quindi i due venti, lo zeffiretto dolce, che era questo, viene sopraffatto dalla Borea, vento del nord, come sta tirando in questi giorni qui a Perugia. Finito, torna l'estate. Questo episodio, molto bello fra l'altro, non si capisce se non si analizza lo spartito. Il pianto del villanello, il ragazzino, il pastorello che accompagna le pecore all'esterno, immaginate, non c'è un riparo, c'è stato... questo diavolo di tempesta improvviso, magari il pastorello è tutto bagnato, ma non è questo il problema, è che le nuvole in lontananza sono rimaste e il pastorello piange perché sospesa teme fiera borrasca, cioè una feroce burrasca, è il suo destino. Perché? Perché ci sono i fulmini. Voi sapete che i fulmini uccidono, uccidevano, uccideranno. Lo fa tutte le estati, succede. Qualche incauto turista che magari sta in montagna, spesso sulle Apuane succede. E allora ecco questo pianto, non pianto, questo timore, questo bambino che guarda. Aveva ragione, il temporale è tornato. Si è scatenato quello che prevedevamo. Secondo movimento, Vivaldi scrive mosche e mosconi. In realtà, sullo spartito, ha scritto mosche e mosconi, perché non è bello mettere su un sonetto esplicativo mosche e mosconi, no? Toglie alle membra lasse il suo riposo, il temor dei lampi e dei fieri tuoni. E qui siamo di nuovo alla... situazione di una tempesta che non arriva, sta lì ma non si scatena. Questi sono i mosconi e questo è l'uomo che vorrebbe dormire, un po' come nella primavera, non si dorme perché c'era il cane che latrava. Adesso abbiamo i mosconi. Tuoni lontani.
troppo lontani, non piove. E le mosche ti tormentano. Vedete, non ti danno pace. Sarebbe bello lo stesso se non ci fosse stata la spiegazione di Vivaldi, ma con la spiegazione di Vivaldi non possiamo che pensare a questo. E voglio ricordarvi una cosa che ricorderete tutti poi appena ve lo dico. C'era una volta il West, all'inizio del film, quando i tre killer stanno aspettando Bronson, Charles Bronson, sarebbe Armonica nel film. Uno di loro, per passatempo, visto che una mosca lo sta tormentando, vi ricordate quella mosca reale e poi sicuramente meccanica in montaggio, lo disturba, gli sta intorno, come fanno sempre le mosche che ti vengono in bocca o nelle orecchie, prende la pistola e imprigiona dentro la canna della pistola la mosca e poi, visto che è una bestia, lui è un animale, ascolta questa sublime musica della mosca dentro la canna della sua pistola. Vedete? Vince la mosca. L'ultima voce è la sua. Improvvisamente due folate di vento, e aveva ragione il pastorello, ah che purtroppo i suoi timor son veri, tuona e fulmina il cielo e grandioso tronca il capo alle spighe e ai grani alteri, bello il grano altero, arriva questa tempesta e ti massacra il lavoro di un anno, ecco le due folate di vento. Una bella pausa, quella che noi chiamiamo pausa fatica, cioè che spiega, che crea la tensione, e poi seconda folata, il vento e la pioggia. Visto che la situazione me lo consente, me lo concede, non è un concerto, è una lezione, come dicevo, vorrei ricordarvi due grandi pagine della letteratura, che non vi posso leggere per integrale perché sono troppo lunghe. Una, andate a leggervele poi,
L'estate, da Marco Valdo, ovvero Le stagioni in città del lontanissimo 1963 di Italo Calvino, dove si parla di questi poveracci, di operai che rimangono a Milano perché non hanno i soldi per le vacanze. Così una notte Marco Valdo, tra la moglie e i bambini che sudavano nel sonno, stava a occhi chiusi ad ascoltare di questo pulviscolo di esili suoni che filtrava giù dal selciato del marciapiede per le basse finestrelle fino in fondo al suo seminterrato. Sentiva il tacco ilare e veloce di una donna in ritardo, la suola sfasciata del raccoglitore di mozziconi dalle irregolari soste, il fischietto di chi si sente solo e ogni tanto un rotto accozzo di parole ed un dialogo tra amici, tanto da indovinare se parlavano di sport o di quattrini. Marco Valdo riconosceva tristamente un fratello come lui, inchiodato anche in tempi di ferie a quel forno di cemento cotto e polveroso dai debiti, dal peso della famiglia, dal salario scarso. Questa è la situazione di Marco Valdo e le sue stagioni. Mentre una pagina molto più raffinata, molto più alta della letteratura, è quella di George Sand, 1834. È la terza delle Lettres d'un Voyageur, datata a luglio 34, Venezia ovviamente, e si apre con una descrizione piuttosto sofferta di questa estate lagunare molto calda. E dice: coloro che abitano all'interno della città dormono tutto il giorno, gli uni sui loro grandi sofà, così ben adatti alla mollezza del clima, gli altri sul pavimento delle barche. La sera cercano il fresco sui balconi o prolungano la veglia sotto le tende di caffè, i quali per fortuna non vengono mai chiusi. Ma non si sentono più le risa e le canzoni abituali. Gli usignoli e i gondolieri hanno perduto la voce. Migliaia di piccole conchiglie fosforescenti brillano ai piedi dei muri e alghe cariche di scintille passano nell'aria nera intorno alle gondole addormentate. Niente interrompe più il silenzio della notte se non il grido acuto dei topi che impazzano sui gradini delle scalinate. Lunghe nuvole nere arrivano ma vanno a scaricarsi al di là dell'Adriatico e l'aria si carica di elettricità che esse hanno portato. Quindi noi immaginiamo che questa sia una tempesta di lampi, questa pioggia che George Sand sogna che stia arrivando, in realtà non arriva. Ecco, io indirettamente, tanti anni fa, sono stato protagonista di un temporale. Eravamo nel castello di Sermoneta, nel cortile, ero con un complesso d'archi, stavamo suonando Le quattro stagioni, e proprio a metà di questo feroce temporale è arrivato effettivamente il temporale. Fuggi, fuggi, e ovviamente il concerto è finito lì. Bene, sto finendo anch'io il mio intervento, vi annuncio quello che sarà l'argomento della prossima lezione, cioè l'autunno. Parleremo della vendemmia, parleremo della fisiocrazia, della filosofia, dell'economia della terra,
e ringrazieremo stavolta come la prossima volta Michele Schippa per la sua assistenza, il nostro operatore. Grazie a tutti, buona estate e arrivederci.